8 maggio, ore 5, Arezzo. Sta per partire una delegazione del liceo scientifico per andare a Lampedusa, per mettersi nella parte di chi aiuta e nelle parti dei più deboli. Inizia così l'avventura dei 150 ragazzi delle scuole superiori provenienti da tutta la Toscana e dirette a Lampedusa. È la loro Mare Nostro, un'iniziativa promossa dalla comunità di Sant'Egidio di Firenze e che ha visto partecipare tra gli altri 20 ragazzi del liceo scientifico di Arezzo, guidati dal loro dirigente scolastico Anselmo Grotti. Una densa giornata, quella nell'isola Porta d'Europa, iniziata con l'incontro con il sindaco. Solo venendo qui, solo calpestando questa terra, solo respirando quest'aria, si può capire quanto è stata grande l'impresa di Lampedusa, di quanto è stato grande il silenzio che ha coperto il vero ruolo di Lampedusa, quello di essere un'isola di salvezza e non di essere l'isola dell'invasione, responsabile dell'invasione che l'Europa, questo mega continente di 500 milioni di abitanti, sta subendo solo perché qualche migliaio di persone l'anno arrivano a cercare il loro futuro. Poi la consegna di un appello per l'accoglienza e la solidarietà ai migranti e ai rifugiati con le firme raccolte dai ragazzi e consegnate al primo cittadino. Poi la testimonianza di una famiglia che dal 10 gennaio scorso ha accolto nella propria casa Seydou, un ragazzo senegalese di 16 anni, sbarcato nell'isola in cerca di speranza. Accogliere questi ragazzi nelle nostre famiglie è veramente un qualcosa di meraviglioso, di eccezionale. La comitiva ha fatto poi tappa al cimitero delle Barche e all'artigiano che ha realizzato la croce pastorale utilizzata da Papa Francesco nel corso della sua visita del luglio scorso, una visita che ha lasciato il segno. Oggi infatti il CTSA è vuoto a seguito dell'operazione Mare Nostrum. Io credo che sia molto importante conoscere questo luogo, un'isola in mezzo tra l'Italia e l'Africa, che ha la funzione che hanno le isole di accogliere i migranti.